Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, Perdona perdona le le nostre nostre colpe, colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola e povera casa di Nazaret. L'angelo Gabriele, mandato da Dio, improvvisamente appare a Maria e la saluta con parole veramente impressionanti. Gioisci, tu che sei piena della benevolenza di Dio, sei piena di bellezza, quindi immacolata, il Signore è con te. Maria resta turbata e l'angelo subito chiarisce: conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Maria avverte una difficoltà, ma io non conosco uomo, voleva dire io non intendo conoscere uomo. L'angelo allora precisa: guarda che la tua maternità sarà una maternità prodigiosa. Lo Spirito Santo scenderà su di te, ti coprirà con la sua ombra. Maria poteva chiedere tante spiegazioni, ma umilmente si mette nelle mani di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me, secondo la tua parola. Con queste parole, con questo sì, inizia il cristianesimo. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia seguiamo Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. L'angelo le aveva detto: guarda che Elisabetta, tua parente, è al sesto mese. Lei che tutti dicevano sterile, niente è impossibile a Dio. E Maria, sollecitata da queste parole, affronta questo lungo viaggio. Quando arriva alla casa di Elisabetta, la saluta: shalom, pace Elisabetta. Questo era il saluto abituale. Appena Elisabetta sente queste parole, il bambino che va nel grembo fa un salto di gioia, al punto tale che Elisabetta esclama: beata te, o Maria, perché hai creduto. E Maria, con una grande semplicità, risponde: sì, Elisabetta, sono beata. L'anima mia magnifica il Signore. Ma sai perché? Non perché la mia casa è diventata una villa. La mia casa è sempre la povera casa di Nazaret. I miei vestiti sono quelli di una povera donna di Nazaret. Però il mio spirito gioisce perché ti ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. E aggiunge: siccome Dio guarda verso gli umili, gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E Maria, con una sicurezza impressionante, aggiunge: Dio rovescia i potenti dai troni e innalza agli umili. Pensate, queste parole impressionarono Napoleone Bonaparte, al punto tale che proibì la festa dell'Assunta in Francia, perché in quel giorno, che era il suo compleanno, si ripetevano queste parole. Eppure, anche per Napoleone si sono compiute queste parole di Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Gesù nasce nell'umile grotta di pastori e Maria lo avvolge in fasce. Erano certamente poveri indumenti, povere fasce che Maria aveva portato con sé da Nazaret e lo depone in una mangiatoia, la mangiatoia delle bestie. È stata la culla del Figlio di Dio venuta in mezzo a noi. Quanto c'è da riflettere. Preghiamo insieme. O Gesù, a Betlemme tu hai acceso una luce che illumina definitivamente il volto di Dio. Dio è umile. È una notizia impressionante. Davanti all'umiltà di Dio, ogni briciola di orgoglio ci brucia internamente e ci ferisce e ci riempie di grande vergogna. Dio è umile. O Gesù, noi senza esserlo vogliamo essere grandi. Tu che sei Dio, ti fai piccolo. Noi vogliamo essere i primi.
tuo Dio, scegli l'ultimo posto. Addirittura tu hai voluto una stalla per venire in mezzo a noi. Così ci hai ricordato che il mondo è una stalla e soltanto accogliendo te la stalla si riempie di luce, di pace e di bellezza. O Gesù, mite ed umile, toglici l'orgoglio dal cuore, sgonfia le nostre presunzioni, donaci una briciola della tua umiltà, e scendendo dal falso piedistallo del nostro orgoglio incontreremo te e i nostri fratelli, e un raggio di paradiso ci entrerà nel cuore, e così sarà Natale, un vero Natale. Amen, così sia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose,
della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose, missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che salgono al Tempio insieme al bambino Gesù. Passano in mezzo a tantissima gente, era sempre affollato il Tempio, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, perché Dio cammina sempre con un passo discreto. Soltanto un uomo di profonda preghiera, un uomo che aspettava il compimento delle promesse di Dio, quindi aspettava il Messia. Appena vede Gesù esclama: ora posso chiudere gli occhi, perché ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Soltanto così la famiglia è completa, soltanto così la casa diventa una santa casa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero della gioia ci presenta Maria Giuseppe che per 3 giorni, pensate, con tanta trepidazione cercano Gesù. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del cuore, lo scopo della vita. Noi ci possiamo chiedere, ma perché Gesù ha voluto che Maria Giuseppe, l'insegnamento è un grande messaggio per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va cercato continuamente. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede assomigli ad una poltrona. No, la fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino alla salita e discese, con curve e rettilinei, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà, la tenacia del pellegrino. Ogni giorno si deve mettere in cammino, ogni giorno bisogna diventare credenti, ogni giorno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudisci. Cristo esaudisci. Padre celeste, che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito santo amore, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della misericordia, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre buonissima, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre castissima, prega per noi.
Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Santa Maria,
Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figlio che invoca aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore di Dio e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di noi il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la nostra vita. Tu conosci la nostra disperazione, il nostro dolore, soprattutto in questo momento tanto travagliato della storia. Sai quanto ci paralizzano questi nodi? Li poniamo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarsi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non possa essere sciolto. Vergine Madre, quella grazia e il potere di intercessione presso tuo figlio Gesù, nostro Salvatore, ricevi oggi questo particolare nodo, ognuno sappia qual è il suo, lo dica ora e lo metta nelle mani della Madonna. Per la gloria di Dio, ti chiediamo di sciogliere questo nodo, di scioglierlo per sempre. Speriamo in te, sei l'unica consolatrice che il Padre ci ha dato, sei la fortezza delle nostre deboli forze, la ricchezza delle nostre miserie, la liberazione da tutto ciò che ci impedisce di essere con Cristo. Soprattutto sei la Madre. Accogli la nostra richiesta. Preservaci, guidaci, proteggici, sii il nostro rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.